In varie città d'Italia, peraltro, 47 un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 47 persone per reati vari che vanno dal reato di associazione per delinquere finalizzate al traffico di stupefacenti. In particolare sono stati contestati due delitti di associazione per delinquere finalizzati al traffico di stupefacenti, all'estorsione, alla corruzione e così via. In realtà questa attività assume una particolare importanza perché fotografa quella che è la situazione, per la verità, esistente non solo all'interno del carcere di Salerno, ma per vari motivi, talora legati per la verità anche al progresso tecnologico, in varie carceri d'Italia. Bene. L'estensione delle attività di cui appunto si interessava uno dei personaggi, diciamo, di interesse della criminalità organizzata dell'agro nocerino sarnese, si era ampliato attraverso questa rete di comunicazione anche all'interno dello stesso carcere, dove erano state create varie piazze di spaccio, varie piazzette di spaccio. Ovviamente la piazza di spaccio, voi sapete che non è una piazza, diciamo, è un luogo dove praticamente si accaltano i consumatori per l'acquisto di sostanze stupefacenti. Quindi praticamente erano state realizzate varie piazze di spaccio presso le quali praticamente si rifornivano i detenuti. Droga che veniva fatta entrare all'interno del carcere avvalendosi della collusione di un agente di polizia penitenziaria, diciamo, che è stato colpito dal presente provvedimento. Si è verificato come, avvalendosi anche di tutto un sistema di comunicazioni rese possibili dall'introduzione in carcere di numerosi telefoni cellulari, pensate che nel corso delle attività investigative sono stati sequestrati 30 telefoni cellulari e 20 schede SIM, quindi voglio dire dimostrando una capacità di introduzione all'interno del carcere sostanzialmente illimitata, ma tanto è vero che dalle attività investigative è emerso come dall'interno del carcere venissero acquisiti degli ordinativi di telefoni cellulari che contemplavano addirittura anche, per esempio, il modello del telefono cellulare che il singolo detenuto desiderava di possedere in carcere, quindi non un telefono cellulare qualsiasi, ma cellulari determinati che venivano poi pagati attraverso bonifici indirizzati a Poste Pay, che erano dedicate appunto a ricevere questo tipo di pagamenti. Vabbè, dottore, rispondo a lei sul modo di introduzione dei cellulari in carcere. In realtà, voglio dire, si avvalevano attraverso, diciamo, i modi di introduzione dei cellulari in carcere sono vari, va bene? Taluni prescindono da collusioni, perché ovviamente la miniaturizzazione ha raggiunto vette tali da impedire effettivamente o da rendere estremamente difficile il controllo, dei mezzi attraverso cui i cellulari possono essere introdotti. Poi in questo caso c'era la collusione di un agente di polizia penitenziaria che svolgeva questa attività, però il dottor Castello, se vuole... Sì, per quanto riguarda tutto l'aspetto che concerne l'introduzione all'interno della struttura carceraria, sia dello stupefacente che degli apparecchi cellulari, in realtà abbiamo noi ricostruito tutte le dinamiche che si sono caratterizzate in diversi episodi che avevano comunque un'unica matrice, sicuramente c'era qualche comportamento collusivo che permetteva ai visitatori, in questo caso parenti o affini dei detenuti, di introdurre all'interno del carcere della sostanza stupefacente o dei cellulari. Il tutto avveniva nascosto molte volte anche nelle parti intime delle persone.
Questo rientrava all'interno del carcere e nelle sale dei colloqui più delle volte avveniva il passaggio alla sessione. Questo ci ha permesso tante volte di intervenire, arginare e bloccare il fenomeno, perché grazie comunque all'attività anche di investigazione, attività tecnica, siamo riusciti a ricostruire tanti momenti e quindi bloccare ed evitare l'accesso. C'è un caso particolare, addirittura c'è stato un lancio praticamente di un grosso involucro contenente un cellulare e dello stupefacente dall'esterno verso l'interno, dove c'è un campo sportivo adibito alle partite di calcio per i detenuti. Quindi ovviamente abbiamo cercato di controllare e monitorare tutti i momenti, evitando ovviamente di quando riuscivamo a intercettarli, a bloccarli e limitarli. Ciò ha prodotto anche l'arresto da parte della Polizia Penitenziaria in provenienza di reati, i soggetti che detengono stupefacenti, ed ha prodotto anche il sequestro di numerosi cellulari che venivano nascosti prevalentemente anche nelle intercapedini delle celle, tra gli armadi e le ante degli armadi. Questo sicuramente era un sistema che permetteva di creare anche un controllo delle piazze di spaccio, e tanto è vero che molte delle aggressioni, che non tutte siamo riusciti a tracciare, erano dovute al fatto che chi non si inchinava, chi in un modo o l'altro non si adeguava al sistema di gestione di spaccio, veniva comunque in un modo o l'altro aggredito e abbandonato. All'interno del carcere di Salerno sia stata accertata, peraltro anche dalla stessa amministrazione, avvalendosi anche della collaborazione della stessa amministrazione penitenziaria, una situazione di estrema gravità, perché vi era un vero e proprio mercato illegale sia di droga che di cellulari, con vari punti di smercio della sostanza, vari tipi di sostanza spacciata. Quindi delle vere e proprie piazze di spaccio all'interno di una struttura che dovrebbe essere una struttura assolutamente protetta e che invece di fatto operava al di fuori di ogni controllo da parte dello Stato. Analoga era la situazione dei cellulari, dove addirittura questi personaggi che gestivano il mercato richiedevano e ottenevano addirittura l'ordinativo della marca e del tipo di cellulare per poterne fare tutti gli usi che ritenevano. C'è il coinvolgimento di un agente di polizia penitenziaria? Sì, che è stato colpito a misura cautelare, ribadisco che l'amministrazione penitenziaria ha fornito, il NIC in particolare della polizia penitenziaria, ha fornito un validissimo contributo ad attività investigative, essendo chiaramente il carcere un luogo dove non è possibile lo svolgimento di attività di indagine da parte delle forze di polizia giudiziaria, tradizionali operanti all'esterno, polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza. Viene da fare una domanda. La droga, i cellulari entravano anche durante i colloqui con i familiari? C'è solo un agente di polizia penitenziaria implicato in questa inchiesta? C'è una falla nel sistema di sicurezza all'interno del carcere? No, direi che una falla mi sembra un'espressione riduttiva. No, direi che il sistema della sicurezza all'interno del carcere è da tempo andato a picco. Questo per responsabilità che sicuramente prescindono dalla struttura direttiva dell'amministrazione penitenziaria, perché ci sono carenze di personale, non si costruiscono carceri nuovi, ma soprattutto praticamente la miniaturizzazione degli apparati di trasmissione richiede un'attenzione e dei tempi nella perquisizione di ciò che entra in carcere, o una attenzione nella sorveglianza dei colloqui assolutamente particolare, quindi non pretendibile da parte di poche persone sono magari in sottorganico e così via. Va bene? Abbastanza complessa, tenete in considerazione che abbiamo lavorato per più di un semestre abbondante.
caratterizzato, ripeto, da diversi momenti, perché durante le indagini c'erano periodi di aggressioni, c'erano periodi di cosiddetti lanci di stupefacente, c'erano periodi di arresti all'interno, ripeto, del carcere, perquisizioni. Quello che comunque è emerso è una cosa importante, la presenza di queste due organizzazioni contrapposte. In realtà le spedizioni punitive nascevano perché chi non si assoggettava alla più forte in realtà risultava soggetto da picchiare. Probabilmente molte volte i soggetti non volevano né custodire, perché poi diventavano solo meri custodi sia dello stupefacente che dei cellulari, e poi venivano comunque presi e messi sul mercato interno. Il mercato interno era caratterizzato in maniera particolare, perché il pagamento avveniva tramite le postepay che venivano ricaricate dall'esterno, cioè il soggetto chiamava l'esterno, ricaricava la postepay della compagna o comunque del parente, riceveva la ricarica, chiamava all'interno e comunque avveniva la cessione. Considerate che il mercato era talmente vasto che c'è stata anche l'ipotesi, ripeto, che dall'interno avessero commissionato degli atti violenti nei confronti dei parenti e affini dell'altra organizzazione, ma che stavano all'esterno, perché le conversazioni non erano soltanto, ripeto, all'interno. Attivano delle direttive anche sulle piazze di spaccio di Nocera, dove assolutamente, ripeto, stabilivano degli equilibri. Quando, ripeto, il gruppo antagonista si spingeva oltre, magari dicevano ai loro adepti fuori di pianificare azioni violente nei confronti dei parenti, in modo tale da lasciare un segnale chiaro anche all'interno. Questo è stato il momento più delicato, perché abbiamo dovuto comunque attenzionare. Ripeto, la cosa più delicata è anche stata ovviamente riscontrare la presenza di personale della polizia penitenziaria, in questo caso l'arrestato, che in un modo o nell'altro era quasi asservito, cioè nel senso, ripeto, apriva le porte, lo accompagnava per tutti i corridoi, quindi c'era un rapporto di sudditanza verso, ripeto, il clan, veramente dovuto anche a un interesse, a uno scambio comunque di interessi reciproci. Questo, ripeto, ha permesso, ripeto, grazie anche ovviamente alla collaborazione del NIC, ripeto, che ha fatto un lavoro investigativo interno molto dettagliato, di ricostruire le dinamiche dei due gruppi e far emergere le responsabilità, perché c'erano vere e proprie spedizioni punitive con estorsioni, cioè era tutto un sistema, ripeto, che era sempre pronto ad esplodere. Un'importante operazione, Francesca Cerra. Sì, fu una sinergia molto importante tra il nucleo investigativo centrale e la squadra mobile. La squadra mobile di Salerno, che ha dato veramente degli importantissimi risultati sia durante la fase investigativa, e sinergia che poi si è estesa anche alla fase di esecuzione delle misure. Questa notte, come ha già illustrato il dottor Castello, abbiamo provveduto all'esecuzione delle diverse misure, in alcune circostanze anche in maniera abbastanza complessa, però siamo riusciti insieme a portare a casa questo importante risultato. Pesanti accuse nei confronti di un agente di polizia penitenziaria che è stato arrestato, ci potrebbe essere il coinvolgimento anche di altri agenti? Allora, per il momento le attività investigative hanno evidenziato il coinvolgimento di un unico poliziotto penitenziario. Non possiamo sapere per eventuali sviluppi successivi. Al momento uno. Dottore Borrelli faceva riferimento alla scarsità di uomini all'interno del carcere, questo è uno dei motivi che potrebbe aver fatto abbassare un po' la guardia all'interno del carcere, giustificabile? I motivi possono essere diversi e disparati. Sicuramente va condannata l'infedeltà di un appartenente al corpo di polizia penitenziaria, come di qualsiasi altro corpo di polizia o qualsiasi altro dipendente pubblico che tradisce i propri doveri e gli obblighi a cui è tenuto, indipendentemente da quelle che possono essere le motivazioni che abbiano potuto spingere. Quindi noi condanniamo sicuramente dei comportamenti di questo tipo, ma il sistema ha dimostrato di avere gli anticorpi. Noi stessi abbiamo collaborato con la squadra mobile per portare alla luce questi comportamenti illeciti e infedeli. Certo, molto importante, perché l'ha messo in luce il procuratore questa cosa. Tutto ciò che entra dentro il carcere ha un valore esagerato, perché per entrare si affrontano diverse difficoltà, e quindi poi corrispondentemente sia il valore dei cellulari che quelli della droga erano altissimi. Aggiungere a quello che ha illustrato molto bene ovviamente il Procuratore della Repubblica, per darvi qualche dettaglio in più. L'indagine nasce agli inizi del 2019, sulla fine anzi già del 2018,
e nasce a seguito di alcuni episodi per quello che riguarda la struttura del carcere di Forni che si verificano all'interno del carcere, che sono delle aggressioni ai danni dei detenuti. Aggressioni che permettono di capire quali sono i moventi di questa aggressione, aggressioni, sequestri e pestaggi, perché i detenuti, in particolare alcuni di loro, poi che vengono immediatamente trasferiti sotto il profilo della sicurezza e la loro tutela, raccontano anche le ragioni: si erano rifiutati di custodire sostanza stupefacente per conto delle organizzazioni e di custodire telefoni cellulari, perché evidentemente lo stupefacente deve essere occultato nella carcere e devono essere occultati anche le utenze cellulari. Utenze cellulari che purtroppo, nonostante le schermature, funzionano anche all'interno del carcere, perché questo probabilmente occorrerebbe dei dispositivi, si chiamano jammer, per schermare migliormente le strutture carcerarie. Da queste dichiarazioni e da altre indagini, pensate che ne sono stati riuniti oltre 15 di procedimenti penali in un'unica convergenza, è stata creata una squadra investigativa comune per tutte le attività che si svolgevano fuori dall'istituto, la squadra mobile, per le attività per le quali era necessario svolgere attività di riscontro, il nucleo investigativo centrale della Polizia Penitenziaria. La dottoressa Cerra di Napoli ha collaborato a stretto gomito, praticamente in sinergia sotto la nostra direzione, con la squadra mobile. Le misure che sono state eseguite, come diceva il procuratore, hanno riguardato persone dislocate su tutto il territorio nazionale. I quantitativi di sostanza stupefacente recuperati sono oltre più o meno una cinquantina di chilogrammi, in occasione, stiamo parlando di sostanze stupefacenti, evidentemente non solo cocaina, e pensate che in alcuni casi si è verificato il pestaggio brutale, per dire la verità, anche con il sequestro di due detenuti che sono stati anche legati in carcere dagli autori che oggi sono stati assicurati alla legge, perché ritenuti responsabili per avere perduto un carico di sostanza stupefacente che era stato in realtà sequestrato grazie alle attività tecniche che erano in corso nel momento in cui stava per essere introdotto in carcere. Questi in buona sostanza i fatti. È giusto ricordare che nell'ottobre dell'anno scorso il legislatore, a seguito della crescente segnalazione della introduzione dell'utilizzo di utenze cellulari anche miniaturizzate all'interno della casa circondariale, ha introdotto una nuova norma, che è l'articolo 391 ter del codice penale, che incrimina non solo la condotta di chi procura o comunque introduce utenze cellulari o strumenti di comunicazione, ma anche di chi all'interno del carcere evidentemente ne fa uso, e prevede poi un aggravante che è punita con la pena da 2 a 5 anni per chi commette questo tipo di condotte rivestendo la qualità di pubblico ufficiale incaricato di pubblico servizio o svolgente la professione evidentemente forense. Un'ultima annotazione, poi due flash nel dettaglio alla dottoressa Benincasa, che brillantemente insieme ad altri due colleghi, dottor Rinaldi e dottor Colamonici, hanno condotto le indagini. Voi vi rendete benissimo conto che lo stupefacente, che fuori ha un prezzo di mercato, all'interno del carcere è un bene molto più prezioso, per le ragioni che nascono dal fatto che introdurlo e farne uso all'interno del carcere evidentemente è molto più complicato. Quindi il prezzo dello stupefacente all'interno del carcere è alle stelle rispetto a quello che accade fuori.